Ok, cose della macchina in 2D. Giuschi. Ah, shoot. Devo fare il gioco dell'antilope. Che tratta. Sto garage. Il gioco dell'antilope, quella è di schiacciare il pulsante e uscire dal garage, però il garage ha come dei sensori che lo bloccano. Allora c'ho tutto, questo, ok. Hanno ancora indeciso questa videocamera. Vabbè, fin tanto che non arriva l'iPhone 5 che avrà l'HD, posso usare questo per fare i video in HD. Perché, come tutti sanno, ho comprato anche l'HD Pro Helmet per il kayak. Però quella lì è più action cam, non è proprio per video così di oggi. Vabbè. Questo scherzo mi è costato di brutto. Ok, guarda qui. Guarda come si vede bene. Allora, domani si va a fare un giro in kayak. La mattina, praticamente è bellissimo perché proprio lì, oltre al semaforo, c'è il parchetto, metti il kayak, poi c'è il fiume che va. E poi arriviamo verso mezzogiorno, penso. C'è un ristorantino, mangiamo lì, poi torniamo. Perfetto, perché ieri, cioè, a quella lì, ecco, vedi, adesso entro in un discorso molto importante. A me piace fare le cose da solo, va bene? Cioè, quasi tutte le cose da solo. E infatti, avevo detto a questa qua, quella lì bionda che viene in campeggio a volte, no, che si è vista. E non è che sia neanche tanto bella, diciamocelo, no? Quindi non c'è neanche il secondo fine. Però gli avevo detto, vabbè, andiamo a fare uno. Lei ha detto, andiamo a fare, insomma, avevamo deciso, andiamo a fare un giretto là dove ci sono tutti gli alligatori, i bufali. Però, a parte il fatto che devo alzarmi troppo presto, adesso non c'ho voglia. Però non mi sta che deve venire anche lei. A me piace andare da solo, girare da solo, fare le foto ai ciuppellini da solo. Invece no, c'è questa qui che mi sta al passo. Allora, alla fine l'ho cancellato. Poi tra l'altro devo andare a fare sto campeggio. Quindi vedi, io spesso non voglio stare nella compagnia. Quindi non voglio avere tanti amici che mi stressano, no? Amici così, amici a interruttore. Quando vuoi l'amico lo accendi e quando non lo vuoi lo spegni. No, ci sono gli amici che vogliono stare sempre appiccicati. Io non li voglio, va bene? Se non si era capito. No, quella, il Swan River lì Camping era molto bello, c'erano tutti gli amici. Però non è che tutto il giorno, a un certo momento quando devi andare a fare la cacca vuoi andare da solo, non è che vuoi andare con tutta la gente che ti guarda. E basta, tutto qua, tutto qua. Bye! Andiamo, giriamo un po' qua. Devo dire, il retrovisore in macchina mia è utilissimo, serve da sostegno alla videocamera, vedo un cavolo fuori. Se mi vede una pattuglia mi fa la multa, Poi la videocamera. Stamattina sono partito da casa un'ora dopo, alle 10.25 sono adesso, perché volevo fare un video in 3D, cose dall'auto, però lo volevo caricare. Io vorrei solo dire, 18 minuti con l'iPhone sono 500 MB. 18 minuti con questa videocamera in 3D sono 2 GB. E allora l'ho iniziato a caricare, ci volevano 2 ore, ho aspettato 2 ore e adesso è partito. Troppo! A
A me mi stanno sulle palle la gente che è fissata che il 3D fa schifo. Il 3D è bello. Cioè, a meno che sei orbo, vedi sempre in 3D. Poi se dici, vabbè, non è come la realtà, allora scusa. Però io sono sicuro se inventassero adesso, fra 10 anni, 100 anni, ci saranno delle TV che la TV sembra la realtà. Uguale, come adesso qui. E ancora la gente dirà, il 3D fa venire il mal di testa. Ma dai, è bellissimo! L'unica cosa che... no, non lo so. Al cinema... Cioè, al cinema si vedono le cose che escono fuori dallo schermo. Invece alla TV sembra quasi sempre che le cose entrino dentro la... Aspetta, chi è che mi chiama? Che mi scassa? Allora, chi è che mi chiama? 255? Non rispondo. Poi io ho un'altra pregio difetto è che odio rispondere al telefono, no? Proprio mi dà un senso come di assorbimento. Io infatti, cioè a meno che la persona so chi è, non rispondo. E non voglio parlare con un estraneo. C'ho la estranofobia. Poi al lavoro purtroppo devo parlare con estranei, però non mi piace. C'è certa gente, la odio perché ti deve dire una cosa, magari anche complessa, tipo, ehi, cambiami le email, mettimi queste email qua, Non è che ti mando un'email, ti chiamo al telefono, ma poi si sa, non è che è una novità, no? Poi... Cioè, poi... Scappano fuori gli errori, che magari ho sbagliato a scrivere. Bla 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 bla, ma te mandi l'email, allora cambia tanta. Poi al massimo chiami, oh, ti ho mandato un'email, hai visto? Sì, ok. No, questo imbecille, tutte le volte una stronzata, chiama. Allora devo fare bla bla bla, e mandami un'email. Poi vabbè, c'è la solita donna che ne parlo sempre. Lei, qualsiasi cosa incasinatissima al mondo, ti chiama. L'email. Allora, le mail le sa usare, non è che, vabbè, le sa usare per modo di dire, del tipo, gli devi spedire tre fatture, non gliele puoi spedire tutte insieme nella stessa mail, separate, perché lei non sa, ma non vuole neanche imparare, scaricare gli attachment, rifarli, insomma, no? Lei sempre chiama, che due palle. Poi in continuazione, tipo anche 20 telefonate al giorno, oppure... Anche 10 un'ora, trin trin, poi ti chiama, poi la cosa più bella è che ti chiama, ehi, aspetta un minuto e ti metti in attesa, ma va per culo. Poi la cosa di questa, c'è senz'altro, ma anche di altri, ti chiamano ma non hanno ancora capito cosa ti devono dire, allora ci pensano, aspetta, poi magari ti devono fare un dettato di qualcosa da scrivere, però non sanno neanche loro, no? Allora bla bla bla, scrivi la penna è sul tavolo, il cane è sotto, ah no no, indietro indietro, allora il cane è sopra il tavolo, ah no no, il cane era sopra, insomma, no, ti scasina e mi sta sulle palle, no? Comunque sto registrando sto filmato a 720p a 60 frame per secondo. Comunque non ho risposto lì, ma potrebbe essere donna. Donna è una donna che, ho già raccontato la storia, no? Ah, lì quando si è andato in campeggio, lei ha pigliato il mio fantasticissimo Mirage Drive, che sarebbe il sistema di pedali del kayak, e se ne è preso il suo e il mio, tutte e due, che ce l'ha anche lei, uguale, no? E però domani mi serve per andare, allora gli ho mandato un messaggio, forse era lei che chiamava, o forse chiamava dal lavoro, non so, perché non è venuto il suo nome fuori. Ma io dico, non lo so cosa dico. Dico che ciuschi. Ciuschi, ciuschi, quante cose sa fare. Di brutto tutto. Guarda questo tier,
Bud Light, birra. Ecco, mi è già venuta sete. Forse in Italia direbbero, non si può fare pubblicità sull'autostrada dietro i camion, perché ti distrai, dopo pensi a una birra. Come farebbe Homer Simpson. Allora, lì sicuramente qualcuno mi ha chiamato. Importante. Vedi, voi direte, perché stai dietro il camion? Guarda che andando dietro il camion si risparmia un casino di benzina, eh? È brutto. No, perché non ce lo di superare. A volte è più comodo stare dietro al camion. Superare devi spendere il triplo dell'energia, stare attento a tutte le cose. Invece noi piano piano, a 57 miglia all'ora, andiamo. Poi auto trasporti interregionali, però a un certo momento si può anche superarlo. A un certo ovviamente superiamo a destra, che è più bello. Poi comunque, parlando della bionda, no? La bionda io di solito ne parlo male, no? Però mi ha regalato $25 per il compleanno. E poi l'altro giorno, siccome dovevamo fare la fattura per il cliente per un sito web, però eravamo sotto budget di brutto, allora la mia fattura sarebbe stata solo di tipo $350, no? Allora, però lei ha detto, oh, abbiamo un sacco di soldi da parte, toh, metti 1000. Allora ho messo 1000, no? Quindi guadagnato. Quindi io non so se la bionda capisce, ha capito che la odio. Secondo me non l'ha capito, secondo me l'ha capito, però oppure è proprio una samaritana. Secondo me un po' l'ha capito, perché non è che ci parliamo, poi anche lei non è che attacca bottone molto con me, come è con l'altro, era sempre lì con le camicie, però con me no. Poi anch'io con lei non è che attacco bottone, dico giusto buongiorno, buonasera, così ci conosciamo un po' di sguincio. Allora, però ogni tanto salta fuori con queste generosità. Allora non so se è una samaritana, una suora cappuccina, una suora fra cappuccino di Starbucks, non lo so. Oppure non ha capito che io la odio. Oppure è la onestà americana che dice, per Capuzzo, non posso pigliare tutti i soldi, io glieli devo dare anche a lui. Non lo so. Adesso però mi sta sulle palle perché mi ha fatto un regalo, adesso quando è il suo compleanno, adesso gli devo fare anch'io un regalo. A me fare i regali non piace, e non piace neanche riceverli, perché dopo sei in debito, amico, tutti amici. Che sono? E che cavolo, abbiamo. Oh, abbiamo capito. Tax man. Ah, ecco, vedi, era donna che me ha spedito il tax man. E sta cagata un po'. Cioè, in 17 minuti mi ha già spedito 3 messaggi. Oh, sto guidando. Sono mica uno sminchiolato che parla mentre guida. Cioè, parlo, ma non al telefono. Quindi uno sminchiolato che parla e guida con una mano sola. Io guardo. Ecco, adesso c'è il semaforo, si può guardare. Oh. Un voice message, una voicemail, ok? Mi ha mandato anche 2 sms, speso 50 cents. I can bring you at 11 p.m. Give me yes, pick up Amazon.
Yes. That's 11:15, okay. Non sono mica uno di quegli sminchioletti che vuole mandare un SMS mentre guida, no! Allora lo metto giù. Perché guarda che spedire un SMS mentre guidi è una deconcentrazione pazzesca, perché c'è tanto quanto parlare o anche chiamare oppure bersi una birra mentre si guida, ma spedire un SMS ci vuole una concentrazione che neanche il mago Alexander ce l'ha. Cioè, a questo punto direi com'è che si chiama? Il tenente Sheridan è uno stronzo. That's my... In confronto a lei il tenente Sheridan è uno stronzo. Che film è? Che film è? Ah, la barca non è mai atterrata. Abbiamo le registrazioni e le fotocopie di Palma, Lussemburgo, prese dall'alto. E lei mi chiede se ha le prove. In confronto a lei il tenente Sheridan è uno stronzo. Gli risponde così. Bellissimo. Film bellissimo. Cose di oggi. Le cose di oggi, niente. Cose di oggi. E intanto si scaricano dalle tasse. Basta con questa storia della fotocamera. Ormai ce l'ho, ce la teniamo. Tanto quanto è sempre una fotocamera HD per i cosi di oggi dalla macchina. Ecco, guardate in 3D. Guardate in 2D, in HD, un camion della nettezza urbana americano. Che i camion, questi qua, sono molto belli, perché questi qua c'hanno come te vai dentro e poi ti spinge. È bellissimo. Oh, che bello. Ok, ah, Mary Fisher gli ho detto, ma arrivo in ritardo, gli ha detto perché? Perché? Ah, mi devo caricare dei video. Aspetta, c'è la polizia che ci guarda. Fischietta. Ho detto, devo caricare dei video per l'ospedale lì, Geo, che devo... Cioè. Allora, c'ho una polizia proprio a sinistra che mi sta guardando malissimo. Ha gli occhiali da sole. Fischietta. Parla ventricolato. Ah, è andata via, ok. E basta. E allora per il momento è tuttissimo. Oh, mi avete lasciato di...